Ok, iniziamo il giro di prova, vediamo il momento dell'accensione dei due. Ecco, questo video risale a un paio di settimane fa, quando avevo appena preso il Garmin Edge 1030. Vedremo questo video, tutte le prove che ho fatto o ho tentato di fare, e al termine di questo giro inserirò anche Ok, accesi, alcune facciamo valutazioni, girare. al termine di questo video inserirò alcune valutazioni fatte appunto ex post, ovvero dopo 2 settimane di utilizzo e un paio di giri lunghi. GPS pronto e GPS pronto su entrambi. Vediamo, conferma. GPS pronto. Qui vediamo alcune operazioni preliminari che sono molto simili su entrambi i dispositivi, ma Luminosità ovviamente, automatica. essendo Qui. il primo utilizzo del Ok. 1030, sono, diciamo così, alla scoperta delle minime differenze che ci sono Sono tra i due differenze tra i dispositivi, due. almeno sotto questo aspetto. Ne approfitto ovviamente anche per fare, lo vedrete tra breve, la calibrazione del sensore di potenza, del misuratore di potenza sui pedali, il B-Pro sul nuovo dispositivo. Sull'altro invece è già stato fatto, anche se lo chiedo ogni volta. Partito. Complimenti. Breve giro di prova, verificare che tutto sia a posto. Diciamo che da qui in avanti, nelle mie Funziona? intenzioni durante il giro, ci sarebbe stata quella di mostrare le schermate dei due dispositivi a confronto, passando un po' tutte le schermate che avevo scelto, alcune simili, altre differenti, e quelle simili, differenti, come risultato sui due dispositivi. Per il vantaggio, diciamo, delle qualità grafiche che ha il Garmin 1030. In realtà non sono riuscito a fare questo confronto per problemi di inquadratura. Quindi, beh, intanto facciamo vedere che questo si è messo in pausa nel momento in cui mi sono fermato, ottimo. Vediamo in pausa, pausa lui, questo invece no. Appena riprendo dovrebbe ricominciare. Infatti, movimento, lui riprende, andare ottimo. Probabilmente è una funzione che ha anche l'altro, ma l'ho scoperto solo ora. Mi ha detto che sono in forma, grazie, lo sapevo. Mentre termina il giro di prova tra i colori autunnali e qualche sprint, diciamo che possiamo già anticipare quelle che sono le impressioni dopo due giri lunghi.
La vera grande differenza tra questi due dispositivi, quella che ho apprezzato di più, è sicuramente la durata della batteria. Mentre sul Garmin 1000 per fare giri lunghi, parliamo di giri oltre le 10 ore, per garantirsi che non finisse prima la batteria bisognava disattivare tutto, in questo caso con il nuovo dispositivo, con il Garmin 1030, ho fatto due giri da 6 ore, 6 ore abbondanti. Alla fine del giro, in pratica avevo ancora il 75% della batteria carica e nel secondo caso il 73%. Direi che sono risultati eccezionali, soprattutto per chi ama fare giri lunghi come me. E con la vera differenza che in entrambi i casi avevo praticamente tutto attivo, tranne la luminosità automatica, quindi wifi attivo, bluetooth attivo, live segment di Strava attivo. Direi che sono molto soddisfatto sotto questo aspetto, che è poi quello principale per cui ho comprato il nuovo Garmin 1030. Ringrazio tutti per la pazienza di avere visto questo video del primo giro e vi saluto mentre chiudo i due dispositivi e salvo le attività. La comodità nel nuovo dispositivo è che appunto potendo tenere acceso Bluetooth e Wi-Fi senza avere timori per la batteria, che anche in caso di giri lunghi il salvataggio è automatico e quando si entra in casa è tutto online. Vi saluto e vi invito a iscrivervi al canale e magari guardare anche qualche altro video che vi possa interessare o piacere. Ciao!